Nuova proposta per l'esercizio della settimana. Mettiamo insieme, anche in questo caso, parate e ateni. Quindi, cominciamo da una posizione statica, portiamo avanti la gamba sinistra, eseguiremo Soto Uke, Gyakutsuki, Nanamenushi, colpo alla tempia. Quindi, 1, 2, 3. Eseguo nell'altro senso, quindi piede destro avanti. E sh, ni, san. E sh, ni, san. San. Sun, sun, she, go, go, go. Eseguiamo un kaiten, ruotando sulla punta dei piedi, quindi passiamo col piede sinistro avanti e eseguiamo lo stesso esercizio. Quindi, itch, itch, itch. Ni, 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 san, 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 shi, 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 go, go, go. A questo punto possiamo eseguire altri 5, ne faccio solo 5, ma ovviamente il numero può essere maggiore a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, in movimento. Quindi cambieremo il secondo passaggio, quindi l'ateni di pugno da Gyakutsuki diventerà uno Uetsuki. Quindi Sotouke, Uetsuki avanzando con la gamba destra, Nanamenushi avanzando con la gamba sinistra. Ancora una volta, quindi. Ich, ni, san. 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 E ovviamente la stessa cosa facciamo invertendo le gambe. Quindi parata a destra, avanzo con il pugno sinistro, avanzo per colpire la tempia con la mano destra. Ich, ni, san. Nell'atto della parata di Sotouke, la mano che protegge può rimanere davanti all'addome, ovviamente, per proteggere, e poi caricare per colpire di nuovo. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Buona pratica.